Ciao bambini, sto cercando di sconfiggere un nemico, un verme piccolo e piatto ma molto pericoloso. Il suo nome è Echinococco. Mi volete aiutare? Questo piccolo parassita ha escogitato molti trucchi per nascondersi. In questo video proveremo a svelarveli. Non tutti i cani ospitano questo piccolo parassita, ma solo quelli a cui diamo da mangiare carne cruda e gli organi di animali già malati di echinococco. L'echinococco cresce in fretta, impiega solo 35 giorni per diventare adulto. Rilascia le sue uova con gli escrementi del cane. Pensate che può rilasciare fino a 1500 uova alla settimana. Le uova sono piccolissime e possiamo vederle solo al microscopio. Purtroppo riescono ad aderire con forza alle superfici e alle verdure. Cosa succede all'uomo o ad animali come la pecora che mangiano erba o alimenti contaminati dalle uova di echinococco? Nell'intestino dell'uomo e della pecora il parassita non riesce a diventare un verme adulto, ma le uova si schiudono e nasce una piccola sfera con tanti uncini, l'oncosfera. Questa sfera uncinata raggiunge i suoi organi preferiti, fegato, polmoni, milza e cervello. Le piccole oncosfere si nascondono poi all'interno delle cisti. Sono come delle fortezze che hanno una parete composta da tre strati che serve a proteggere l'echinococco dalle difese immunitarie degli animali e dell'uomo. Le cisti possono causare seri problemi agli animali e alle persone, soprattutto se si dovessero rompere. Cari bambini, la nostra strategia più importante deve essere quella di impedire che questo parassita entri nel nostro organismo, perché purtroppo è molto difficile scovarlo. Quindi mi raccomando, lavarsi bene le mani dopo aver toccato gli animali o la terra, lavare accuratamente le verdure e dar da mangiare al nostro cane cibi ben cotti. Va bene ragazzi, io sono sicura di poter contare sul vostro aiuto e vi aspetto per la prossima missione. Ciao a tutti!